Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola. Oggi ragazzi parleremo di soldi, rispondo a delle persone che mi parlano di soldi. Perché dottore, ogni fine mese ho problemi con i soldi? Guadagno i soldi ma a fine mese mi mancano i soldi per pagare la bolletta, perché spendo e spando, mia moglie si compra questo, quell'altro e non abbiamo una gestione dei soldi incredibilmente in equilibrio, eppure lavoriamo, ma i soldi non bastano mai. Cosa si può fare con l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola? Mi chiedono in parecchi. Bene, intanto il fatto è che tu dalla sera alla mattina gaspiglie, dicono in Francia, cioè sperperi i tuoi soldi, è perché nel tuo subconsciente esiste l'equazione soldi uguale dolore. Se ti guardi indietro nella tua infanzia, quando sei nato su questa terra, i tuoi genitori, vittime di altre vittime, litigavano per i soldi, sì o no? Litigavano, si prendevano, si bacchettavano, si insultavano, si provocavano, per cui tu inconsciamente, ricordati, non con la ragione perché mi manderesti a quel paese, inconsciamente tu che cosa pensi con il tuo pilota automatico, con il tuo genio, anzi cosa pensavi e cosa pensi? Perché la mente, ricordati, non ha tempo, né età, né spazio. Pensavi e pensi che ogni volta che si parla di soldi ci si litiga, si sta male, ci si insulta, ci si umilia, si soffre, per cui tu non li vuoi nelle tue tasche. Poi che cosa succede? Che con la ragione tu magari offri agli amici, sperperi, compri il televisore, ti compri una macchina nuova, ti compri l'appartamento più grande, tutto quello che vuoi, però in realtà la ragione vera, perché ricordati, la ragione sta sempre 4 domande dopo la verità, ok? Alla vera, alla domanda che ti fai, bisogna sempre andare 4 domande dopo per scoprire la vera verità. Inconscia, ripeto, inconscia, che la tua ragione magari non conosce per il 99% delle volte, ma soltanto quando vai in ipnosi tu puoi accorgertene. Allora che succede? Che tu, finché non elimini il tuo passato negativo, magari anche con un solo audio MP3 di CS dal titolo No passato negativo, e ti puoi scaricare liberamente dal sito della mia associazione Ipnologi Associati di Los Angeles Beverly Hills, tu praticamente mai e poi mai potrai dire montagna spostati, perché anche se vinci la lotteria, ci sono statistiche in merito, ricordati, dopo un anno, 2 anni, 3 anni tu finisci tutti i soldi, perché l'equazione subconscia nella tua mente profonda è soldi uguale a dolore, a sofferenza, perché ti ricollega a quei momenti brutti della tua infanzia. Oppure bisogna fare una regressione al passato, di solito la si fa presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola, ripeto ancora una volta, che abbia già affrontato casi come il tuo, casi simili, perché anche nel mondo dell'ipnosi, ascoltami bene, esiste il generalista che fa un po' di tutto e lo specialista. Perché questa cosa? Perché vedo molti nel mondo dell'ipnosi che fanno tutto di più, ma in realtà trascurano che l'ipnosi è arte, che la parola, la suggestione è la condizio sine qua non, è arte ragazzi, non tutti sanno dire tutto, non tutti sanno creare ad arte, quindi oltre al rilassamento non vanno, e questo non va bene. Quindi riassumendo, ti puoi fare una regressione al passato, capire la causa del perché tu non riesci a gestire bene i soldi, per quale motivo non riesci a pagare le bollette a fine mese, invertire la rotta, passare da chi pur lavorando o chi non ha niente ad una persona che può accumulare e che può fare dei soldi che ha e di quelli che avrà veramente un'arma a proprio vantaggio e non un'arma contro se stessi. E ricordati, la maggior parte delle persone, ma lo ero anche io nella mia famiglia, se rifletto, i miei genitori, mio padre lavorava a giornate, migrante in Svizzera, Francia, eccetera eccetera, ma i soldi non bastavano mai, quindi i battibecchi anch'io li sentivo da piccolino, va bene, o i miei fratelli, infatti ho dei fratelli che non riescono a mantenere i soldi nelle proprie tasche. Ti parlo della mia famiglia per la privacy, ma ti posso garantire che c'è, il mondo è pieno di gente così. Il sottoscritto, al contrario, aveva preso dalla mamma, che riusciva a gestire i soldi
E poi naturalmente con l'ipnosi ho aumentato a livello esponenziale questo fattore e ho cambiato la mia vita da studente lavoratore senza una lira in tasca che lottavo ogni santo mese in quel di Modena vicino Milano, in Viale Muratori, con le bollette della luce, con gli affitti e quant'altro, a oggi che sono un imprenditore affermato che ha moltissime attività nel mondo e che grazie a Dio ho capovolto la mia situazione grazie al potere del mio subconsciente e all'ipnosi DCS vera e professionale. Perché ricordati, lo ripeterò fino a quando campo, nel 2008 stavo per perdere tutto, ma grazie alla dottoressa Rina Brunini, all'ipnosi DCS vera e professionale, che è diventata la mia ipnosi, perché ho messo un 30% della mia esperienza, io dal 2008 ad oggi mi auto-ipnotizzo H24, la mia vita è cambiata radicalmente in tutti i sensi immaginabili e possibili, come mente, come corpo. Prima avevo mal di testa cronico, fumavo 3 pacchetti di sigarette, mi arrabbiavo in un anno secondo, ero la persona più stressata di questa terra, non avevo una lira in tasca, bestemmiavo ed ero la persona più pessimista, depressa, stressata, ansiosa di questa terra, avevo un peso al petto e chi più ne ha più ne metto. Ok, oggi sono agli antipodi di quella situazione e te lo dico per darti l'ispirazione, quel quid, quella molla che ti può anche a te aiutare. E ricordati, io mi autoipnotizzo, sono l'unico caso al mondo H24 dal 2008 al 2020 ad oggi, quindi più di 12 anni, e ti posso garantire che molti si meravigliano quando mi vedono dal vivo, ok? E spero che anche te, con i miei audio MP3 DCS, anche senza sessioni online di ipnosi DCS vera e professionale, tu possa cambiare la vita come è successo a me e, ripeto, a centinaia e centinaia di persone nel mondo, perché il sottoscritto è come San Tommaso: se non tocco, se non vedo, non credo. E mi è piaciuta la testimonianza di un signore, che la può trovare liberamente anche su Facebook, credo, il quale ha scaricato Ego Entusiasmo ed altri audio e si è meravigliato perché ha fatto tanti di quei corsi, tante di quelle sessioni, tante di quelle sedute senza ottenere ciò che ha ottenuto con queste parole potenti, con questi audio MP3 DCS, tra cui uno Ego e Entusiasmo. Non credere a nessuna parola, devi soltanto fare e stupirti del potere della tua mente e del metodo DCS del dottor Claudio Saracino. Fammi tutte le domande del caso, vista la mia fanpage su Facebook, ipnosi autoipnosi del dottor Claudio Saracino. Visita il sito internet www.ipnologiassociati.com, iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino e fa share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita radicalmente dalla sera alla mattina. E commenta, scrivi, dai energia a chi ci ascolta, a chi ci vede, perché non darti per vinto, non credere a chi ti dice non è possibile, devi convivere, tutte sciocchezze provate su di me. Io sono l'esempio vivente, ragazzi, e come me centinaia e centinaia di persone, ci sono tantissime testimonianze sul sito internet, video testimonianze e compagnia bella, di chi ha voluto mettere la propria faccia come sto facendo io. E lo dico anche ai miei colleghi che utilizzano l'ipnosi vera professionale: bisogna battere di più, divulgare il potere della mente umana, perché ancora è sottodimensionato, è sotto alle acque e non va bene, e la gente sta male. Poi magari abbinato con la medicina tradizionale, nessuno vuole togliere niente a nessuno, ci mancherebbe altro, però il potere dell'ipnosi DCS vera e professionale è un metodo veramente unico al mondo che ti può cambiare la vita. Seguimi anche su Instagram e Twitter, Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino. E ricordati, attento a ciò che dici, a ciò che pensi, perché può diventare la profezia della tua vita. Sai chi lo disse questa bellissima frase? San Francesco d'Assisi nel 1100 d.C. Eppure San Francesco d'Assisi non aveva fatto nessun corso di ipnosi e neanche letto nessun libro. Per cui a te l'ardua sentenza. Un bacio, un abbraccio e alla prossima.